Seguendo la strada di Brunelli nella sua grande guida in giro per l'Italia, abbiamo deciso di dare vita anche a Salerno alle denominazioni comunali, in accordo con il comune di Salerno e con l'assessore Loffredo che ci sta seguendo da tempo su questi argomenti. Le due deco di cui daremo vita sono una è l'Uva Sanginella. L'uva Sanginella è una tipicità del comune di Salerno, è una identificazione del comune di Salerno e in passato era addirittura vinificata, oltre che essere l'uva tradizionale della festa di San Matteo, la festa del santo patrono della città. Nella stessa ricorrenza c'è un'altra usanza tipica della nostra città che è la milza fatta imbottita, il cui profumo nei giorni della festa di San Matteo si sente in tutta la città, in ogni angolo e in ogni quartiere. Lo scopo della Teco è quello di, come dire, accelerare e di aiutare il grande processo di trasformazione della nostra città. Trasformazione che partendo da città semi-industriale, industriale, terziaria, oggi è di fatto una città che sta facendo grandi passi avanti nel turismo. Devono essere uno strumento in più per poter riqualificare e meglio qualificare il turismo che arriva in città. La parola all'amico assessore Dario Allora, Loffredo. innanzitutto buon pomeriggio e grazie al presidente Ferrigno per due motivi, per l'invito, per la fattiva collaborazione e grazie anche che mi ha invitato a un tavolo qualificato su un argomento qualificante per la città, per il lancio economico e turistico della città come Dedeco e di essere anche il pioniere in questa città dell'Edeco, che sono proprio esempi di volano di sviluppo che fanno parte proprio del patrimonio della città. Come ha detto il presidente Ferrigno, mi ricordo io ormai più che ormai mi raggiungo nell'anziana età, no? Ho raggiunto da poco i 50 anni e quindi mi ricordo che ero piccolino, sentivo in tutti i rioni, in tutti i quartieri questo odore di milza che mi inebriava e che ci portava, voglio dire, una cosa che in questo momento di pandemia, Presidente, ci dovrebbe far riconciliare e strappare un sorriso. Proprio l'odore del cucino della mamma, della nonna, nei vicoli, nei portoni e cose. E il Presidente, con la sua solita capabilità, voglio dire, accompagnato anche da un altro amico, non lo dico per dire, che è l'amico Enzo Galli, voglio dire, che non sono solo delle persone visionarie che fanno tanto per questa città, sono anche amici. Stanno accompagnando in questo processo dell'Edeco. Il presidente Ferrigno è da tempo che sta stimolando e sollecitando, già è partito con altri comuni e sta sollecitando il comune di Salerno, devo dire in modo sempre molto serio, garbato ma preciso e puntuale. E quindi anche noi dovremo iniziare a parlare di Edeco. Siamo già in ritardo, quindi lo ammetto, perché davvero questi patrimoni. Non solo la milza, ma come il presidente Ferrigno mi ricorda sempre e dice, anche l'uva Sanginella, dove ce ne sono addirittura di tracce, anche sui nostri bellissimi giardini della Minerva, che sono tra i 10 giardini di tradizione più belli in Italia. Quindi abbinare la visita turistica, quindi il percorso turistico della Salerno che verrà, e abbinati a questa intuizione di Ferrigno dei nostri alimenti e quindi dell'Ideco, può essere sana alimentazione, dei propri tesori dell'alimentazione, quindi nuova dieta mediterranea rielaborata con la buona alimentazione non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie e per gli adulti di tutto l'indotto, abbinato ai percorsi turistici. Perché oggi io dico sempre una cosa, e di questo ti ringrazio Gianfranco, mi perdona, perdonami, perché oggi noi dobbiamo parlare di quello che sarà il futuro nel presente. Noi dobbiamo pensare che questa situazione di pandemia, un mese più, un mese meno, finirà e dobbiamo sfruttare questo tempo per farci trovare preparato con le conoscenze e approfondendo dei temi che conosciamo poco, perché il boom ci sarà, perché l'Edeco fanno il paio con il ripascimento del litorale, con il riparto dell'aeroporto che ormai
e storia già presente con l'allungamento della pista, con la conclusione dei lavori il 30 giugno di Piazza della Libertà, quindi logistica, turismo, stazione marittima, aeroporto, spiagge, e tutto questo insinuarsi, logistica e tesori e prodotti della nostra terra, devono essere soprattutto costruire quella vocazione turistica di questa città, che molte volte ha avuto un lontano, nonostante una città sul mare, una vocazione turistica che l'abbiamo riscoperta e riconosciuta solo probabilmente negli ultimi 10-15 anni. Quindi lavoreremo intensamente per quello che posso, voglio dire, nei prossimi mesi, fino a quando chiaramente sarò io l'assessore, ma in ogni caso sarò sempre vicino a persone di qualità, prima da Salernitano e Enzo, per portare avanti questo progetto delle Tegue, per fargli dare questa valenza che c'è, perché Salerno deve essere, anche se un capofila in questo progetto, per sostenere da presidenti e dirigenti di associazioni salernitane, deve essere sicuramente capofila. Coldiretti, Enzo Galdi. Allora, io è obbligatorio riconoscere al presidente Ferrigno questa sua capacità, come diceva giustamente l'assessore, nel portare avanti la Tegue. Io ho il piacere di essere davvero amico sia dell'assessore che del presidente, e col presidente ci siamo. Io ho riannotato un discorso che avevamo iniziato nel 2005. Nel 2005, se si chiedeva agli salernitani un po' così anziani, cioè qual era l'identità che si riconosce in essere salernitani, allora loro ponevano tre cose. La prima era San Matteo, la seconda la Salernitana e la terza era l'Uva San Ginevra. Sembra un paradosso, ma non lo è, perché effettivamente erano quegli elementi identitari caratterizzanti del popolo salernitano. Io avevo, cioè, sulla San Ginevra ci sono degli episodi che vanno anche nel personale, perché mio padre era, diciamo, aveva questa coltivazione di San Ginevra, lui la coltivava, aveva un artigiano, però si dedicava anche a questo suo giardino, e c'era la San Ginevra. Allora prestava certo la San Ginevra, finché un giorno, dico un attimo questa storia breve, perché è stata, diciamo, esplosiva per un discorso un poco più allargato. Con un amico, il dottore Giambino De Vello, purtroppo non è più tra noi, decidemmo di portare avanti col Comune di Salerno un progetto di recupero della San Ginevra. Ovviamente per fare questo progetto di recupero era necessario che si avesse il conforto scientifico, perché dire sì, c'è stata San Ginevra, cioè, però bisogna. Allora avevamo la collaborazione sia della facoltà di agraria di Portici e sia dell'ex ispettorato agrario, che poi negli anni ha cambiato nome, adesso si chiama Stapa Cepica. Allora loro vennero, individuammo innanzitutto una coltivazione importante di San Ginevra, che era allocata ad Ogliara da un vecchio coltivatore diretto che ne aveva diverse piante e ancora vinificava. Allora questa delegazione di 10 persone venne lì nell'azienda. Io e l'amico De Vero tremando, perché cioè, non siamo nel San Ginevra, qua bisogna cambiare città. Invece è stata, fu riconosciuta, fu fatto il DNA, fu riconosciuta la pianta, è stata vinificata, fecero giusto un passito, perché era quello più significativo che in quel momento poteva dare un attimo anche di notorietà. Però il passito non è un granché. Da dire che poi l'uva, la vinificazione della San Ginevra non è autorizzata, non è riconosciuta dalla regione, quindi cioè, teoricamente non si può fare. Chi lo fa sull'etichetta, mette destinato agli amici, perché che successe? In un momento, nell'arco di un mese, la San Ginevra che aveva costava 2,50 euro al chilo, improvvisamente salì a 4,50 euro, il primo dato economico. La seconda cosa, siccome questi processi che appartengono, diciamo, apparentemente un settore che è quello agricolo, però come diceva l'assessore Loffreda, quindi bisogna ampliare la visione dei processi,
noi la facemmo accompagnare da una mostra su quella che era la festa dell'uva che si svolgeva a Salerno negli anni 30. Sempre grazie all'archivio comunale con la dottoressa Napoli, allestimmo una mostra ad Ogliara dove sta il museo della ceramica di Arnufoli. E invitammo i salernitani a venire a vedere la mostra, però ad accompagnarli presso l'azienda a vedere la coltivazione dell'uva Sangiello. Fortunatamente questa azienda è proprio vicino al museo, quindi fu una cosa davvero molto bella perché ci fu una risposta incredibile da parte dei salernitani. Quell'azienda ha consolidato la sua produzione di Sangiellella. Vennero moltissime persone a questa mostra e a visitare l'azienda, il che significa aprire il fronte delle collinari di Salerno. Noi abbiamo il Monte Stella che è bellissimo. Quindi in quello che diceva il nostro assessore, cioè andare a collocare il tutto in un contesto anche turistico significa dare sviluppo. Purtroppo, dico purtroppo perché l'evoluzione di quel progetto che era anche culturale, soprattutto culturale, venne meno perché poi fu fatta la sagra della Sangiellera, noi ci allontanammo come Coldiretti perché queste cose non ci appartengono e quindi infatti poi la cosa è scaduta così. Però di quell'esperienza, da dire che quando presentammo il passito, erano 36 bottiglie, io conservo la numero 8, la presentammo al giardino della Mirella, perché come ricordava l'assessore, la pianta di Sancinella era presente anche nel giardino della Mirella. Era una coltivazione che dal castello di Arechi percorreva tutti i colli salernitani, quindi Sogliara, Giovi. C'è ancora qualche presenza diciamo, simbolica, ma un solo coltivatore è quello che lo fa in maniera professionale. E questo legame con le vecchie tradizioni salernitane, con questa festa dell'uva che era una festa di importanza nazionale, c'era un disciplinare che recuperavamo che era sicuramente attualissimo, anzi ancora più vincolante di quello che sono i regolamenti che stiamo adottando rispetto all'identità delle produzioni. Quindi recuperare questo discorso è sicuramente mettere in condizioni anche una soddisfazione, anche come organizzazione agricola, di mettere in circuito quello che la città di Salerno esprime anche sotto il profilo dell'agricoltura.